Benvenuti in questo viaggio alla scoperta della profonda saggezza di Buddha attraverso le sue straordinarie citazioni. Iniziamo questo percorso alla ricerca della pace interiore e della consapevolezza spirituale. Ma chi era Buddha? Siddhartha Gautama, noto come Buddha, fu un insegnante spirituale che visse nell'antica India circa 2500 anni fa. Le sue parole sono state tramandate attraverso le generazioni e continuano ad ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Tre cose non possono essere nascoste a lungo: il sole, la luna e la verità. Bastando a se stesso è soddisfatto di sé, non desidera sempre qualcos'altro, non possiede nulla. Non c'è una via per raggiungere la felicità è la via. Non c'è niente di costante tranne il cambiamento. Il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è. Un uomo saggio purifica la mente dai cattivi pensieri che la condizionano. Quando scoprirai chi sei, riderai di ciò che credevi di essere. La pigrizia è la ruggine della bellezza. La distrazione è la ruggine del guardiano. Migliaia di candele possono venire accese da una singola candela e la vita della candela non sarà abbreviata. La felicità non diminuisce mai con l'essere condivisa. Se potessimo vedere chiaramente il miracolo di un singolo fiore, l'intera nostra vita cambierebbe. Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la strada. Tutte le creature tremano di fronte alla violenza. Tutte temono la morte, tutte amano la vita. Vedi te stesso negli altri e a quel punto a chi potrai far male? Che male potrai mai fare? Avendo donato se stesso, si acquista un padrone difficile da conquistare. Per quante siano le parole sante che leggi, per quante siano quelle che pronunci, quale bene potranno farti se non fai seguire a loro l'azione? Gli sciocchi sono dediti alla distrazione, gente di poco intendimento. Il saggio, invece, custodisce l'attenzione come la ricchezza più preziosa. L'intelligente soffi via da sé le impurità poco a poco, un momento dopo l'altro, come l'argentiere dall'argento. Se tirerai troppo la corda di una chitarra, la romperai, ma se la lasci troppo allentata, non suonerà. Imparare e cambiare. La strada dell'illuminazione sta nella via di mezzo, è la linea che sta tra tutti gli opposti estremi. La vittoria alimenta inimicizia, perché chi è vinto giace dolente. Chi ha abbandonato vittoria e sconfitta, costui resta tranquillo e felice. La profondità dell'amore crea un oceano intorno a te e tu diventi un'isola. Ogni mattina noi nasciamo nuovamente.
ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero. Ricordate, amanti della saggezza, le citazioni di Buddha sono una guida preziosa per una vita più consapevole e equilibrata. Mettete in pratica queste parole nella vostra vita quotidiana e scoprirete il potere trasformativo della saggezza di Buddha.